Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Per l'ennesima volta rifaccio il sorteggio del contest, ma questa volta lo farò in maniera diversa, ragazzi. In maniera diversa, cioè sempre con random.org, ma in diretta, in pratica, ragazzi, insieme a voi faremo questo sorteggio e verificheremo, perché ho visto che qualcuno si è lamentato che, diciamo, il presunto vincitore si è lamentato, ho visto nei commenti, e sinceramente non è che sono molto d'accordo, insomma, anche perché io ho sempre detto, se fate una lista di mi piace, o comunque se avete la playlist di video piaciuti e la vede pubblica, automaticamente io la posso vedere. Se voi non la vede pubblica, io non la posso vedere, ragazzi. Quindi di conseguenza andiamo a eliminare una alla volta, diciamo, i commenti. Allora, innanzitutto eliminiamo il commento di Egler, no, Enrico Mukai, che mi sembra che lo abbiamo eliminato o no. Adesso controlliamo e rifacciamo questo sorteggio, ragazzi. Il video andrà un pochino per le lunghe, perché andremo a verificare, insomma, no, verificheremo tutto per filo e per segno, visto che diciamo che ultimamente mi sono sentito un po' preso per il culo dalle persone, e questo non mi sta bene, non mi sta bene affatto. Quindi adesso ho deciso di fare questo video in cui verificheremo insieme chi merita e chi non merita, ragazzi. Punto. Senza discussioni, senza cose, perché ho visto che c'è stato questo commento. Adesso andiamo a vedere su random.org. Abbiamo eliminato il commento. Non contiamo un commento che avete visto che è stato fatto poco fa, quindi quello non conta perché era nell'arco delle 24 ore, e quindi andremo in random.org, scusate, e andremo a verificare. Allora, in questo caso inseriremo un nuovo numero, cancelliamo i 100 e andiamo ad inserire il numerino dei commenti che abbiamo. In questo caso prima erano 29, adesso sono 28, ragazzi. Quindi non conto anche il commento che c'è stato adesso, insomma, uno degli ultimi commenti che è stato tipo un'ora fa, quindi non vado a contarlo. Allora, di conseguenza è uscito il numero e adesso andiamo a contare il numero che è uscito, lo vedete, e andiamo a scalare dal basso, e andiamo a vedere e andrò anche a verificare sul canale. Come state vedendo, il canale non ha contenuti, ragazzi, e questo è un altro che ha perso la possibilità di vincere questo contest, per il semplice fatto che non ha la sua bella playlist di video piaciuti pubblica. Io non posso verificarla, e quindi pace, ragazzi. D'ora in poi tutti i contest che farò li farò in questa maniera, in maniera tale che nessuno mi potrà più dire ah, ma io però no, non è possibile, o cazzate varie, ragazzi. Passiamo al prossimo, eliminiamo il commento, andiamo ad eliminazione, ragazzi. Come si fa, il Grande Fratello? Sei stato nominato, quindi fuori dalla casa e adesso fuori dal contest. Non è un problema, scusate ragazzi, ma mi stava aprendo un'altra cazzo di pagina che non c'entra nulla. Adesso ritorniamo sul video e continuiamo a fare l'estrazione. Io ho tempo, non mi interessa, posso anche stare qui mezza giornata finché non troverò il giusto vincitore, anche perché, come ho già detto, non è giusto nei confronti di altre persone che stanno lì e condividono, anche perché l'ultima volta ho visto un commento nei confronti dell'ultimo vincitore, che gli era stato detto addirittura
non meritavi di vincere il contest, e sono andato a controllare che il vincitore del contest è iscritto da più di un anno sul mio canale. Quindi insomma, prima di fare certe affermazioni, ragazzi, pensateci, perché adesso veramente mi sono rotto i coglioni. Non ce l'ho con nessuno in particolare, però comunque sia, guardate quello che fate voi, non guardate quello che fanno gli altri, e continuiamo con l'estrazione. Allora, quello lì abbiamo visto che è uno degli ultimi commenti, quindi adesso andiamo a scalare. Quindi abbiamo eliminato, anzi eliminiamo questo commento, perché non ci serve un cazzo, così almeno non ci sbagliamo, non si equivoca nessuno, e continuiamo. Avevamo messo 28 e adesso andiamo a mettere 27, ragazzi. Andiamo a mettere 27, che sono 27 i commenti validi per questo contest. Lo so, ragazzi, vi sto a tenere sulle spine, ma non è colpa mia, è semplicemente che voglio fare le cose corrette una volta per tutte, e quindi è anche giusto nei confronti di altre persone. E poi chi si lamenta, l'ultima volta mi ha detto che avrei dovuto fare le cose corrette, adesso sto facendo le cose corrette, avete voluto le cose corrette e andiamo a fare le cose corrette, non è un problema. Io seguo il consiglio di default, a questo punto seguo il consiglio di default, o default, come gli pare a lui, come si chiama, non lo so. Comunque avete letto nel commento anche cosa dice default, che dice: vai a vedere, vedi sul canale, Mario Balotelli non condivide, non ha una lista pubblica, quindi anche lui andrà fuori dal contest, ragazzi. E continuiamo alle iscrizioni. Ok, che lui sia iscritto al canale, oddio, non mi va neanche di stare qui a verificare se è iscritto al canale o meno, non mi interessa. Comunque va fuori dal contest, perché non ha condivisioni, punto. Cioè, a me che venite sul mio canale, mi dite partecipo e pretendete di portarvi a casa un cazzo di account moddato, che tra parentesi io vi sto regalando a mio rischio e pericolo, che mi bannino, e voi non mi date un cazzo, non mi date un cazzo di like, non mi date una cazzo di condivisione, a me non mi sta bene, ragazzi, non va bene così, non va bene assolutamente. Quindi continuiamo con l'estrazione, andiamo a verificare, cancelliamo anche il commento del signor Balotelli qui, che personalmente, se non condividi i miei video, se non, cioè, io non è che lo pretendo, ragazzi, è che però c'è gente che pubblica merdate, che non vede un cazzo, e mettete mi piace pure a un video stupido, e io che magari vi porto video utili, e comunque vi do anche il sostegno, vi regalo un account moddato, mi date il culo, quindi a sto punto di conseguenza mi comporto. Allora, Balotelli lo eliminiamo, quindi da 27, ragazzi, commenti validi passiamo a 26 commenti validi. Andiamo ad eliminare un attimino, andiamo ad eliminare il commento, così non ci equivochiamo, e da 27 passiamo a 26 commenti validi. Reinseriamo il numero e rifacciamo l'estrazione, ragazzi. È uscito il numero 17, ragazzi, eccolo qui. Adesso andiamo a verificare chi è questo numero 17. Partiamo da sotto, perché tanto ancora non abbiamo rimosso nessuno in cima della lista, quindi i numeri sono quelli. Andiamo a vedere. Il numero 17 chi è? Il numero 17
aspettate un attimo ragazzi, che col video aperto mi si incarta tutto, giustamente si impappina la pagina. Allora andiamo a ricontare, contiamo da sopra, che è uguale, tanto 17 da sopra, 17 da sotto, cioè comunque andavo a scalare da sotto, comunque va bene. Contiamo, andiamo a vedere. Vediamo il numero 17. E andiamo a verificare il canale del numero 17. Zeus. Vediamo che cosa dice Zeus. Non ha condivisioni anche lui. Vediamo un attimino nelle sue playlist, magari c'è qualche playlist, qualcosina, anche perché non voglio fare le cose alla cazzo di cane. Quindi andiamo a vedere nelle sue playlist, e come state vedendo, nulla. Questo canale non ha playlist, anche perché se aveva la playlist dei video piaciuti avrebbe dovuto avere una playlist di video piaciuti. Quindi automaticamente il signor Zeus qui va anche lui fuori dal contest. Ragazzi, mi dispiace, lo so, è abbastanza drastica come soluzione quella che sto adottando, però è giusto così, è giusto per chi comunque mi segue veramente, per chi comunque condivide i miei video, fare questa cosa. A questo punto è giusto fare questa cosa, ragazzi. È giusto per voi ed è giusto per me, perché comunque non mi voglio sentir preso per il culo dalle persone, insomma, no? Anche perché sentirsi preso per il culo non è una bella cosa. E quindi andiamo ad eliminare il commento e andiamo ad inserire un nuovo numero. Andiamo ad inserire questo nuovo numero per fare una nuova estrazione, ragazzi. Vediamo. Cancelliamo il numerino e inseriamo il nuovo numerino. Questi sono i commenti validi. Il numero 11. Quindi in questo caso andiamo a contare chi è il numero 11, ragazzi. Si muove un po' a scatti, ragazzuoli, ma scusatemi, ma non so se è internet, se è il PC, non riesco a capirlo. Comunque continuiamo. Forse anche perché c'è il sistema per catturare attivo, quindi molto probabilmente è rallentato per quello. Andiamo a vedere il numero 11, ragazzuoli. E il numero 11 è Fabio Ciccarelli. Anche lui ha due playlist. Vediamo queste playlist. Andiamo a vedere queste playlist e vediamo che cosa condivide in queste playlist. Anche lui non condivide nulla, almeno per questa playlist. Vediamo la prossima playlist, vediamo che magari troviamo qualcosa. Qui ci sono due video, non so, penso che l'abbia caricato lui, non so, quindi, anche perché mi dice playlist create, quindi comunque andiamo a vedere la seconda playlist e non c'è nessuna condivisione del mio canale e non c'è nessuna condivisione, insomma, comunque nessun mi piace, almeno così sembra. Non è pubblico, ragazzi, non è pubblico, non rende pubblico. Io l'ultima volta l'ho detto, rendete pubbliche le vostre condivisioni, perché altrimenti se io andrò a verificare non vedrò le vostre condivisioni. Cioè, alla fine mi avete costretto a fare questa cosa, a farla online, cioè a farla, diciamo, in una sorta di live, perché io questa cosa, quando avevo tempo, la facevo con calma e valutavo chi è che aveva condiviso di più e chi è che aveva condiviso di meno. Adesso mi avete costretto a farla tramite random.org,
e aprire subito il vostro profilo e verificare. Quindi cioè raga, le cose stanno così. Ma insomma, non ve lamentate, chiunque sia stato cancellato finora non si lamenti. Andiamo a verificare, andiamo a vedere il numero 9, quindi partiamo da sopra, vediamo chi è il numero 9 e vediamo, e andremo anche a verificare se questo numero 9 ha la, insomma, vince questo account. È Cruz il numero 9, anche lui non ha contenuti nel canale. Molto probabilmente anche lui avrà i contenuti condivisi privati, però ragazzi, ripeto, come vi ho detto, se non condividete, cioè se voi mettete mi piace e condividete il mio video e lo vedete solo voi sul vostro canale e gli altri non lo vedono, non serve a un cazzo, automaticamente non serve a un cazzo. Quindi eliminiamo anche questo commento, ma la mia non è una imposizione, ragazzi. Però cazzo, tutti youtuber, io non ho mai chiesto un mi piace, non ho mai chiesto un cazzo a nessuno. E poi voglio dire, è più di un anno che io sono fermo con il canale, ragazzi. Cioè un sostegno ragazzi, un sostegno. Andiamo a mettere il prossimo e vediamo che cosa esce fuori. Il numero 11, ragazzi, il numero 11. Adesso andremo a verificare anche questo numero 11 e vediamo chi uscirà fuori. Giustamente partiamo sempre da sopra perché ci sono state delle eliminazioni, quindi dobbiamo partire da sopra, non è che possiamo partire da sotto. E in questo caso andiamo a contare ragazzuoli, tanto starete contando insieme a me. Quindi vediamo, il numero 11 dovrebbe essere questo qui, ragazzi. Il numero 11 è Rat Forever, e come state vedendo Rat Forever ha le condivisioni pubbliche dei video piaciuti, di tutte le cazzate che io pubblico, se le vogliamo chiamare cazzate, e tutti gli altri video che lui guarda. E io vedo la bellezza di 4 condivisioni e non voglio stare lì a indagarmi, non voglio stare lì a vedere altre condivisioni. Quindi ragazzi, Rat Forever il numero 11 ha vinto il contest di questa settimana, ragazzi, non me ne vogliate, però è lui il vincitore. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.